Benvenuti in questi nuovi tutorial di questo slicer 3D che si chiama Idea Maker. L'ho scaricato, mi sono informato, ho trovato alcuni video, alcuni tutorial che lo linkavano. Sono finito su questo sito in cui ho scaricato Idea Maker, avevo appena scaricato Slicer. Mi è parso un po' meglio, l'ho scaricato, ho guardato da casa senza fare subito il G-code i parametri che aveva e cosa potevi modificare e come potevi farlo e mi ha subito colpito. Mi è subito colpito tanto che il giorno dopo l'ho installato sul PC che utilizzo per fare il G-code in ditta, l'ha installato anche il mio collega subito e abbiamo cominciato a fare il G-code con quello. Questo perché siamo in una fase avanzata, nel senso che conosciamo parametri, capiamo come mettere i parametri e questo tipo di slicer qua è un attimo più complesso. Cioè, parità di tempo è più veloce Cura 3D. Quindi se ci mettete con Cura 3D a fare un buon G-code analizzando tutti i parametri, se ci mettete mezz'ora, temporeggiate a utilizzare l'altro. Quando comincerete a utilizzare Cura e a impostare tutti i parametri uno dietro l'altro, ma in 5 minuti, ok, potrete passare all'altro slicer. È un salto di qualità. Molti del mio canale sono già esperti, molti si staranno anche stufando perché sto facendo vedere cose più estetiche che tecniche. Ho comunque pubblicato un video tecnico sulle stampe sbavate, su alcune problematiche, sui difetti che escono dalla stampa, su delle sbavature, magari su delle rotture di componenti che compromettono la stampa, ma mi sono un po' fermato. Perché ho voluto incrementare, bene o male, non gli iscritti, ma le visualizzazioni, quindi i possibili iscritti al canale. Spero che le persone si iscrivano il più possibile perché tratto tutti i temi, non solo tecnici, ma anche di cosa si può fare con la stampa 3D. Per i vecchi iscritti ho fatto questa serie di video. Questa serie di video che vi aiuteranno a utilizzare un altro slicer per fare cose che prima non potevamo fare. Se avete delle domande o se avete dei dubbi, chiedetemeli nei commenti. In ogni video, per esempio, tratterò un tema o un parametro. Lì sotto sarà il posto in cui mettere il commento. Se stiamo parlando del riempimento e mi vuoi chiedere quant'è il riempimento giusto per un cilindro da 1x1, per 80, chiedimelo sotto a quella voce lì. Se vuoi farmi delle domande generali, puoi farmele sotto questo video senza nessun problema. Questo video è il mio video, è il video di presentazione di questo slicer che ho trovato. Se le possibilità di questo slicer vi affascineranno e mi darete anche dei feedback positivi, io oltre che quei 10, 15, 20 video che ho fatto, continuerò a farne altri. E soprattutto, se mi darete dei feedback positivi anche voi, continuerò a stampare con quello anche in azienda, nel senso che voglio diventare professionista anche di quello. Abbiamo fatto 2 o 3 anni a stampare con 2 tipi di slicer e siamo diventati professionisti con quel programma lì, perché ci sono tante cose che si differenziano da uno slicer con l'altro. La questione degli slicer è una cosa che dovrebbe affascinarti perché c'è un programma che prende il modello 3D, lo inserisce e lo fa a fette. Slicing, lo fa a fette. Lo fa a fette e quindi vedi ogni fetta com'è fatta. Quindi vedi come fa la stampante a stampare, vedi tutto il percorso che fa e chi ha l'idea, le competenze e chi ha soprattutto il tempo da dedicare a un progetto, ad esempio uno slicer che funzioni bene, sicuramente ha molto mercato e poca concorrenza. Ci sono quei 10, 7, 6 slicer
slicer che funzionano, ma tutto sommato ci sono degli slicer, o è possibile accedere ai codici con cui sono fatti questi slicer qua e provare a crearne un altro. I parametri da considerare sono veramente tanti, ma una persona che ha testa per capire come è strutturato un programma e quindi che è un programmatore può sicuramente sguazzarci dentro.